Si attende per la giornata di domani una decisione da parte dei tecnici della provincia riguardo alla riapertura della strada statale 566 della Val di Vara che collega Brugnato a Sesta Godano, interrotta dalla nottata di venerdì a causa della caduta di alcuni massi di grandi dimensioni che dopo aver rotto le reti di contenimento si sono abbattuti sulla carreggiata in località Sciarpato, in territorio comunale di Sesta. L'esito degli ultimi sopralluoghi effettuati da parte di due geologi e di un ingegnere della provincia, accompagnati dai rocciatori, hanno evidenziato come il versante soprastrada presenti una frattura sulla quale c'è necessità di intervenire. In particolare sono state effettuate delle prove per valutare l'entità del rischio di nuovi cedimenti e soprattutto il grado di tenuta per nuovi ancoraggi di sicurezza sulla massicciata. La strada quindi resta ancora chiusa e di possibile riapertura si comincerà a parlare forse da domani. A Monterosso invece il masso ciclopico di circa 50 tonnellate che incombe sulla strada di collegamento tra Fegina e il paese, tagliando il borgo in due, è attualmente imperniato e assicurato con staffe e funi d'acciaio alla parete in attesa di essere frantumato e quindi trasferito via elicottero, mentre a valle sono state installate due reti di contenimento a protezione della passeggiata a mare. Il masso ora dovrà essere dapprima sminuzzato e poi rimosso con l'intervento di un elicottero. Anche l'assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Gianpedrone, si è recato sul posto per rendersi conto di persona della situazione. Sono interventi ovviamente in emergenza, come abbiamo detto prima, ma che poi dureranno circa 10-15 giorni per la, come dire, complessiva messa in sicurezza di questo versante.